Smart working, croce e delizia, perché se da un lato ti permette di formulare diversamente il tempo a disposizione, dall'altro, ahimè, se hai figli a casa, diventa veramente complesso riuscire a giostrarsi in mezzo a mille cose da fare. Ma noi non scenderemo in dettagli in questo video, ma passeremo direttamente all'azione. Una mia amica si è lamentata del fatto che, dovendo rimanere a casa per lo smart working, è assolutamente in carenza di idee e di conseguenza si ritrova a non saper come vestirsi per affrontare sì le riunioni via Zoom, ma al contempo il fatto che è in casa tutto il giorno quasi. Vi chiederete: ma perché in casa tutto il giorno quasi? Semplice, perché la mia amica ha i figli. E qui vi volevo, care mamme, che affrontate la vita lavorativa da casa. 5 idee per non rimanere a corto di soluzioni outfit. Look numero 1. Per le amanti del jeans, che permette una praticità, comodità e al contempo diventa un capo iperversatile, perché va benissimo per rimanere in casa, ma fa una bella figura anche in campo lavorativo. Uno degli accostamenti più semplici diventa sicuramente il jeans nella versione che meglio vi piace, quindi dallo skinny al gamba larga, a vita alta, poi quest'anno anche a vita bassa, accostato a una t-shirt. Magari una t-shirt con fantasia, o se no una t-shirt pulita, semplice, anche a manica lunga, da dove aggiungere qualche dettaglio che può essere una collana particolare oppure un orecchino particolarmente brillante, in modo tale da ravvivare il look. Perché vi suggerisco prima questo? Perché sicuramente andiamo a lavorare con cose che abbiamo nel guardaroba, t-shirt e jeans, generalmente all'interno di un guardaroba non mancano mai, ma soprattutto riusciamo a realizzare quel look, quell'outfit che ci permette, nel caso sia necessario, si rendesse possibile l'uscita per la pausa pranzo, ecco che a quel punto basterà decidere solo per un paio di scarpe, quali sneaker o tacco? Bah, a voi la scelta. Look numero 2. Ma chi di noi non ha all'interno del guardaroba il cardigan? Quest'anno arriva prepotentemente a scaldarci, ma anche a farci stare comode durante le giornate invernali. Ecco quindi che diventa un capo versatile, adatto sia come look dentro casa per affrontare la nostra quotidianità, perfetto però anche in ambiente lavorativo. E qui la scelta, perché quest'anno abbiamo la possibilità di decidere tra il maxi, quello lungo, quindi da accostare a un pantalone, può essere anche a un pantalone nero, ma anche il cardigan corto. Precisamente quello della linea classica, versatile perché facilissimo da abbinare a un pantalone dal taglio maschile oppure a un jeans o a un pantalone neutro. Ecco quindi quel capo che si presta tranquillamente per essere indossato sia con una camicia nella sua versione più seriosa, oppure con una maglietta, una t-shirt dal taglio particolare con qualche Swarovski, che a quel punto lo rende anche più sfizioso. Per quelle che vogliono essere più di tendenza, ma che vogliono anche essere maggiormente sfiziose, sempre stando attenta ai giusti accostamenti e alle giuste scollature, lo si può indossare in figura. Numero 3, ma non poteva mancare neppure quest'anno, è sicuramente presente all'interno dei nostri guardaroba. Vi chiederete: ma sei sicura che li abbiamo? Ma sì che li avete, perché sono quei capi che in variante di colore, bene o male, si prestano per essere usati un po' in ogni stagione, aggiungendo o togliendo qualche piccolo dettaglio. Ma di cosa stiamo parlando, vi chiedete? Del vestito, il nostro amato vestito iper pratico, iper versatile, che si presta tranquillamente sia per l'orario di lavoro ma anche per la vita quotidiana, e in questo caso entrambe le cose si sposano.
Quindi questa diventa la giusta combinazione. E nel caso di un'uscita anche veloce durante la pausa pranzo, ecco che anche qui l'unica decisione da prendere proprio velocissimamente sarà sul tipo di scarpa e sul tipo di capospalla da indossarci per un giusto accostamento che lo renda frizzante, che lo renda dinamico e che in qualche modo dia quell'allure particolare. 4. Il collo alto, sicuramente anche questo presente all'interno dei guardaroba, anche perché questo è un altro capo must have, uno di quelli che in linea generale abbiamo tutti all'interno del guardaroba, in variante di colore, nero, tortora, marrone, blu, ma sicuramente ce l'abbiamo perché è perfetto sia come sottogiacca ma sia da tenere in figura. La cosa particolare di questo capo poi è che è iperversatile perché si presta con quasi tutti i tipi di pantalone. Quindi come arricchirlo? Beh, semplice. Nel caso del collo alto, una delle migliori scelte sarebbe giocare con gli orecchini, possibilmente piccoli, non lunghi, anche perché il collo alto andrebbe in contrasto con la lunghezza dell'orecchino. Quindi sorvoliamo sull'orecchino lungo, passiamo a quello che è al punto luce che resta attaccato al lobo e magari giochiamo con i bracciali o con gli orologi. E anche qui a voi la scelta. Siamo alla numero 5, quinta tra le diverse opzioni, ma non è che perché la quinta è la meno importante, anzi, e anche qui è un fattore di gusto perché passiamo all'amata gonna, che torna, e speriamo per rimanere, all'interno dei nostri guardaroba, quel capo che diventa così sfizioso e particolare e nel corso degli anni, ahimè, poco usato, torna quest'anno con diverse linee, nelle diverse prospettive che possono definire un look che possa essere casual ma che possa tranquillamente adattarsi anche all'ambiente lavorativo. In questo caso, dal momento che stiamo un po' mescolando quelle che sono le due cose, una buona proposta potrebbe essere una gonna di media lunghezza da accostare a una sneaker. Io in questo video considero sempre l'orario della pausa pranzo, perché va da sé che quando avete finito l'orario del lavoro, alle liberi di andare fuori esattamente come si ritiene più opportuno. Quindi in questo caso, dovendo mescolare l'orario del lavoro con l'orario quotidiano, dobbiamo trovare quella giusta combinazione che ci permetta di usare piccoli slot di tempo a disposizione tra una pausa e l'inizio del lavoro in modo tale da poter essere multitasking. Dicevamo quindi la nostra amata gonna, che quest'anno si presenta anche nella sua versione al ginocchio, riprendendo molto gli anni del passato e diventando facilmente accostabile, come abbiamo detto prima, o a una scarpa bassa. Io ho suggerito una sneaker, però in realtà potrebbe accostarsi tranquillamente anche a una scarpa tipo allacciato maschile. Cosa mettiamo sopra la gonna? Beh, in realtà le scelte possono essere differenti. Se continuiamo a guardare quello che abbiamo all'interno del nostro guardaroba, l'occhio potrebbe tranquillamente cadere sopra un maglione, magari in tessuto pesante, che vada in contrasto con la gonna, al fine di giocare con i volumi e creare movimento anche all'interno dell'outfit stesso. Questo tipo di abbigliamento magari può essere adatto anche a un tipo di scarpa particolare, come abbiamo detto, a un allacciato di tipo maschile. Se la gonna poi è lunga sotto il ginocchio, sarebbe interessante accostarci anche uno stivale, ma questo lo suggerisco sempre dopo l'orario di lavoro, nel momento in cui si riesce ad avere quel minimo di spazio in più per poter fare un tipo di vita differente. Abbiamo parlato di cose che abbiamo all'interno del nostro guardaroba. In linea generale abbiamo sfruttato le t-shirt, abbiamo sfruttato i cardigan, abbiamo sfruttato i maglioni. Certo, non abbiamo parlato di camicie, ma la camicia ho preferito tralasciarla perché per sua struttura tende ad essere più rigida e a mantenere una poca comodità, una poca fluidità dei movimenti. Attenzione, dei movimenti che non sono più magari quelli di tipo lavorativo all'interno di un contesto come può essere un ufficio, ma che invece devono essere diversi, devono essere fluidi, in taluni casi devono essere mescolati a molteplici altre cose, come può essere la vita
all'interno di casa abbinata a quella lavorativa. Sperando di esservi stata utile, io vi aspetto su questo canale per i nuovi prossimi appuntamenti. Ciao!